noi diamo inizio con questo a una deregulation del sistema che poi può non essere controllabile più nel futuro. Cioè, nel senso che togliere o eliminare anche temporaneamente alcune regole, possono poi queste regole rimanere nel tempo, come spesso succede in Italia. Per Loreto Lombardi, medico dirigente dell'ospedale dell'Aquila e rappresentante della NAO Assomed, l'accordo che la regione ha messo in piedi con la sanità privata abruzzese è un vero e proprio salvataggio dei privati. La NAO infatti contesta duramente l'intesa e mette in discussione anche il fatto che il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni sia riservato al referente sanitario regionale per le maxi emergenze, cioè Alberto Albani, primario del pronto soccorso di Pescara. L'accordo è stato fatto senza né sentire i direttori generali, le direzioni strategiche. Quindi è calato dall'alto. Venerdì scorso è stata mandata una lettera ai direttori in cui dovevano nominare la persona che avrebbe firmato questo accordo. Quindi il direttore generale perde ogni tipo di indipendenza, cioè viene completamente esonerato, esautorato dalle sue attività. C'è poi tutto il capitolo legato alla garanzia di liquidità che la Regione ha messo in campo per la sanità privata, con le aziende sanitarie locali che dovranno anticipare l'80% del budget mensile anche senza che le prestazioni siano state effettuate. La regione dice che queste società possono ristorare questi anticipi durante il corso del 2020, cioè nel senso aumentare i ricoveri, quindi di RG, quindi i ricavi, sopra il tetto mensile massimo che viene loro stabilito per legge regionale. Il discorso è questo: è che mantenendo gli stessi posti letto, lo stesso personale, come faranno le case di cura ad aumentare i DRG? Mantenendo soprattutto la stessa qualità. Il Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso quello regionale, non può certo fare da banca, nel senso che noi dobbiamo dare salute. Altre criticità sono legate al pagamento a giornata di degenza per pazienti Covid-19, da 250 a 1.100 euro se il paziente è in terapia intensiva, all'abbattimento dei ricoveri per patologie non Covid del 15% se sanitari del Servizio Nazionale andranno a lavorare nelle cliniche. Per tutti questi motivi, la NAO, che non si dichiara contraria ad una integrazione fra pubblico e privato, chiede che i sistemi però non siano messi in competizione e pertanto che l'accordo da poco sottoscritto venga rimodulato. Questi 16 milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione, che sono in questo accordo, magari potevano essere ripartiti in maniera diversa e in parte, quota parte, riversati anche sul sistema sanitario pubblico, che in questo momento comunque ha dovuto sopportare tutto il carico o gran parte del carico dell'emergenza. Il sistema sanitario pubblico in questo momento è quello che ha fatto argine, tra virgolette, in Abruzzo, perché ve l'ho detto, una situazione disastrosa come quella lombarda non c'è stata, anche se a Pescara momenti di criticità importanti ci sono stati. Però la sanità privata deve essere una sanità, diciamo, che non va in concorrenza con il pubblico, perché se no avremmo due macchine, una 500 e una Ferrari, che si apprestano a fare una gara su strada nelle quali la Ferrari è certo la casa di cura privata, perché le case di cura privata non hanno le stesse spese che ha un ospedale, come uno può ben capire, non hanno pronto soccorso, non hanno tutta una serie di strutture che invece noi abbiamo. Quindi se le mettiamo in competizione dal punto di vista economico, di riduzione dei costi, sicuramente vince la casa di cura privata, cioè la Ferrari. Noi siamo una 500, forse anche meno.